Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4, potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre, se volete, potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games, OrcuVerdeGamer12, scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games, avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games estende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti ragazzi, sono OrcuVerde. In questo video vi mostrò un nuovissimo money glitch per duplicare qualsiasi animale su Red Dead Online. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video, poi a lasciare un bel pollicione in su bomba e seguirmi sui social, pagina Facebook, Instagram e canale Telegram. E se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Questo money glitch è funzionante su entrambe le piattaforme di gioco, PS4 e Xbox One, e per poter eseguire questo money glitch avrete bisogno di un amico che vi aiuta, nel mio caso Rudy, che saluto e ringrazio. Ciò che dovrete fare è recarvi entrambi nello stesso free roam, non importa se voi e il vostro amico sarete nella stessa posse oppure non sarete in nessuna posse, il money glitch funzionerà ugualmente. Ciò che dovrete fare è recarvi in un qualsiasi luogo della mappa dove è presente il macellaio, nel mio caso a Rose, e dovrete recarvi in un luogo della mappa dove non ci saranno altri giocatori. È molto importante, altrimenti gli altri giocatori potrebbero darvi fastidio e uccidervi mentre state eseguendo il money glitch. Dopodiché dovrete cacciare un qualsiasi animale, vi consiglio un puma oppure la pantera, che sono gli animali con più valore quando andrete a vendere le loro carcasse dal macellaio. Sono presenti diverse locazioni dove cacciare i puma, mentre solamente questa locazione dove poter cacciare la pantera. Nel caso non riuscirete subito a trovare la pantera oppure il puma, vi basterà uscire da quella zona e ritornarci. Sia il puma sia la pantera, come anche la maggior parte degli animali presenti su Red Dead Online, spawnano in un qualsiasi orario durante la giornata. È molto importante ragazzi, dovrete uccidere l'animale con un colpo preciso in testa, mi raccomando con un solo colpo, altrimenti rovinerete la pelle dell'animale e la sua carcassa perderà stelle, perdendo così valore. Per questo vi consiglio di sparare un colpo in testa all'animale con il fucile bolt action con munizioni express. Quando avrete ucciso l'animale dovrete prenderlo, poi dovrete caricarlo sul cavallo e poi recarvi nuovamente nel luogo dove volete eseguire il money glitch, nel mio caso a Rose. A questo punto, con il proprio cavallo, dovrete posizionarvi davanti al macellaio, poi il vostro amico che vi sta aiutando ad eseguire il money glitch dovrà recarsi al fianco della carcassa dell'animale sul cavallo.
Poi dovrà sollevare la carcassa dell'animale, quindi prenderla, poi caricarla nuovamente sul cavallo, stando fermi. Mi raccomando ragazzi, quando l'amico che vi sta aiutando ad eseguire i money glitch avrà caricato nuovamente la carcassa dell'animale sul cavallo, non ne dovrà muovere completamente il proprio personaggio, altrimenti il money glitch non funzionerà. E a questo punto, voi che state eseguendo i money glitch, dovrete premere la freccia sinistra per aprire il menu Free Roam. Poi dovrete andare su giocatori, poi premere il tasto R1/RB per recarvi nella lista amici nel gioco della propria console, poi selezionare un vostro amico che in quel momento sta giocando a Red Dead Online in un altro free roam. A questo punto l'opzione Unisciti alla sessione dovrà diventare bianca, in modo che potrete unirvi alla sessione di quell'amico. Se quell'opzione rimane scura, dovrete selezionare un altro amico. Dopodiché dovrete selezionare senza confermare l'opzione Unisciti alla sessione. E a questo punto, voi che state seguendo i money glitch e il vostro amico che vi sta aiutando, dovrete essere precisissimi e avere un giusto tempismo, altrimenti il money glitch non funzionerà. Per cui dovrete essere coordinati. Voi che state eseguendo i money glitch dovrete premere il tasto X/A per confermare l'opzione Unisciti alla sessione, quindi per unirvi alla sessione dell'amico che avete selezionato. Il vostro amico, dopo precisamente 3 secondi, dovrà tenere premuto il tasto quadrato /X per sollevare, quindi prendere, la carcassa dell'animale sul cavallo. E se tutto starà funzionando correttamente, il vostro amico solleverà, per cui prenderà la carcassa dal cavallo. Mentre a voi che state eseguendo i money glitch, durante questa schermata dell'elaborazione dell'ingresso alla sessione del vostro amico, il personaggio dell'amico che vi sta aiutando ad eseguire il money glitch non dovrà aver sollevato la carcassa dell'animale dal cavallo, ma il suo personaggio lo dovrete vedere a fianco al cavallo, oppure leggermente piegato per sollevare e prendere la carcassa dell'animale sul cavallo, ma senza aver sollevato l'animale dal cavallo. A questo punto attendete il caricamento del free roam. A questo punto sarete spawnati nel free roam del vostro amico che avete selezionato, e a questo punto dovrete premere la freccia sinistra per aprire il menu, poi dovrete andare su giocatori, poi premere il tasto R1/RB per recarvi nella lista amici della propria console, e poi selezionare e unirvi alla sessione dell'amico che vi sta aiutando ad eseguire il money glitch. Quando vi sarete uniti nuovamente all'amico che vi sta aiutando ad eseguire i money glitch, dovrete fischiare per chiamare il proprio cavallo, e se sul proprio cavallo ci sarà ancora caricata la carcassa dell'animale, vuol dire che il money glitch avrà funzionato correttamente, e a questo punto avrete duplicato la carcassa dell'animale. A questo punto potrete scegliere se vendere subito la carcassa dell'animale duplicata, oppure duplicarne altre e poi venderle dopo tutte insieme. Per continuare a duplicare la carcassa dell'animale, dovrete posizionarvi col proprio cavallo davanti al macellaio, poi il vostro amico dovrà sollevare, per cui prendere, la carcassa dell'animale e poi ricaricarla sul cavallo, stando poi fermi senza muovere il personaggio. Poi voi che state seguendo i money glitch dovrete premere la freccia sinistra per aprire il menu e continuare a ripetere questi passaggi. Non è assolutamente un money glitch complicato da eseguire, però vi consiglio di sfruttarlo solamente se vi funziona al primo tentativo ogni volta, quindi per ogni tentativo e passaggi che eseguite una duplicazione della carcassa dell'animale. Altrimenti devo ammettere che non ne vale la pena, in quanto guadagnerete più soldi e in meno tempo giocando nelle attività, visto che si può duplicare una sola carcassa dell'animale per volta. Quando avrete finito di eseguire i money glitch, sia voi che il vostro amico potrete vendere le carcasse dell'animale che avete duplicato. La carcassa della pantera in condizioni perfette avrà un valore di $14, la carcassa del puma sempre in condizioni perfette $13.50, e poi le carcasse di altri animali, anche se in condizioni perfette, con un valore minore. Appena questo money glitch non funzionerà più, scriverò subito facciato nel titolo del video per avvisarvi. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video,
Poi seguitemi sui social, trovate tutti i link nei miei social, link nella descrizione. E da Orcuverde tutto, ci vediamo a un prossimo video. Bella! Now.